Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio portare indietro fino al 1932 per descrivervi un kata andato parzialmente nel dimenticatoio e poi tirato fuori dal 1932 in poi. Kata Wankan, seguitemi. Il grande Funakoshi nel suo libro Karate Do Nyumon già lo tira fuori nel 1943, cioè parla di questo kata importante. Un kata un po' particolare perché lui gli cambiò il nome ben due volte, addirittura una volta lo chiamò Shofu e l'altra volta Hito. Come fece, aveva un po' l'abitudine Funakoshi di cambiare i termini dei kata, come fece anche con Jin. Tra l'altro vi lascio un link in descrizione. Ci pensò Gigo Funakoshi a riprendere in mano questo kata, ma purtroppo, come sapete voi dello Shotokan, Gigo Funakoshi purtroppo morì prematuramente intorno insieme ai 33 anni e da un'intervista che lasciò anni fa il grande Taiji Kasi disse che Gigo Funakoshi probabilmente sì, lo rielaborò, lo prese in mano questo kata, ma non terminò l'opera proprio perché probabilmente morì troppo presto. Infatti il kata è molto corto. Kata Wankan, kata bellissimo, anche se è abbastanza corto nello Shotokan, poi vedremo perché. Kata bellissimo, tra l'altro l'embusen rappresenta una corona di un re, una punta, le classiche punte che ha la corona di un re. Un kata molto interessante, ma da dove nasce questo kata? Cioè, chi è che lo tirò fuori? Prima vi ho parlato del 1932. Lo tirò fuori un personaggio di Okinawa molto molto famoso, un grande maestro, che ora ve lo voglio descrivere. Vai! Nella raccolta del grande Nakayama, infatti, Wankan non c'è. Non c'è. Eppure è un kata Shotokan, è un kata che viene richiesto anche alle sessioni di esami, è un kata che viene preso in mano molte volte nonostante sia un kata molto corto. C'è qualcosa che non quadra, cioè vi dicevo, viene tirato fuori, viene citato da Funakoshi nel 1943, ma soltanto un grande maestro come Nagamine Sensei di Okinawa lo tirò fuori prima della seconda guerra mondiale, sì, nel 1923, trovò due vecchi marzialisti proprio di Tomari che ripresero, gli insegnarono questo kata, quindi lui lo riprese in mano, un kata andato perso già allora, lo riprese in mano, lo riformulò, lo rimise insieme e diede vita di nuovo a questo kata. Diciamo quindi che la sua seconda vita, quindi la parte moderna di questo kata è dal 1923 in poi. Nagamine ne fa un simbolo di questo kata, tra l'altro c'è un bel video in descrizione, sono andato a spulciare un pochino, dove il grande Nagamine già in età avanzata fa questo kata egregio in una grande rappresentativa ad Okinawa e addirittura lui parte dalla parte destra. Ora, come tutti sapete, grandi karateka, c'è un bel video di Kanazawa molto didattico che parte a sinistra. Tra l'altro parte a sinistra Kanazawa con un Neko Ashidachi. A me è sembrata una cosa un po' strana. Vado a spulciare ancora un po' nel web e trovo un vecchio video della JKA dove questo kata, addirittura un grande Tanaka, lo parte anche lui a sinistra ma con un Kokusudachi ben accentuato e bene lungo. Quindi, come vedete, le cose non tornano tanto, quindi il grande Kanazawa parte addirittura anche lui a sinistra con Neko Ashidachi, la JKA parte con un Kokusudachi, mentre Nagamine, cioè colui che l'ha preso in mano, che l'ha rielaborato, che l'ha messo di nuovo, diciamo, in pista tra virgolette, parte addirittura a destra. E se vedete il kata in entrambi i modi, il kata è completamente diverso, cioè lasciamo stare che Nagamine in questo video è un po' su di età, quindi fa dei movimenti molto più corti, forse dettati anche dalla sua età, ma il suo stile Matsubayashi Ryu non è chiaramente dei più lunghi come tutti quelli più o meno di Okinawa, quindi un kata completamente diverso da quello della JKA. Quindi ci sta che l'affermazione che fece anni fa Taiji Kase era vero, cioè Gigo Funakoshi l'ha preso in mano e poi probabilmente non ha compiuto l'opera perché è morto prematuramente e quindi il kata è rimasto incompiuto. È rimasto incompiuto, è rimasto corto e infatti, se lo vedete dal punto di vista dello Shotokan, sembra veramente un kata interrotto. Non per il fatto che sia corto, perché anche i teki sono corti, però si vede proprio che arriva un punto e si interrompe, è morta lì. Comunque, tra l'altro, un kata meraviglioso a mio avviso. Arriviamo alle conclusioni.
Allora ragazzi, del kata Wang Can si può parlarne ancora molto. Pensate che il grande Mabuni lo rielaborò a suo modo e gli diede il nome Matsukase. Quindi come vedete è un kata molto misterioso, perché è andato perso, l'hanno ripescato, addirittura poi ogni grande maestro poi della sua organizzazione ci ha messo del suo, quindi l'hanno rimpassato a sua volta. Quindi secondo me di originale c'è rimasto poco. Forse il grande Nagamine l'ha classificato, perché l'ha ripescato a suo dire da due grandi maestri anziani di Tomari, quindi ci sta che forse la sua parte sia quella più originale, mentre dall'altra parte lo Shotokan e tutti quelli che sono venuti dopo, anche dello Shitoryu, probabilmente l'hanno fatto un po' diverso, ci hanno messo del suo. Comunque, tra l'altro, un grandissimo kata. Amici del tempio, fatemi sapere, lo fate o non lo fate, la vostra organizzazione, diciamo, lo riconosce tra virgolette, avete mai provato a portare in gara? Fatemelo sapere, ok? Spero vi sia piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao dal Tempio Massimo, ciao!